Anziana travolta e uccisa sul cavalca via Barsacchi, drammatico incidente in mattinata a Viareggio, una signora di 81 anni investita da un'auto mentre conduceva a mano la sua bicicletta, la dinamica ancora da chiarire. Spaccia droga tu per tu, arrestato dai carabinieri un pusher marocchino di 56 anni, ha ceduto 100 dosi in pochissimi mesi, non usava mai il telefono, le trattative e le cessioni sempre di persona, la droga nascosta in campagna tra Viareggio e Massarosa. Maria Teresa Baldini entra in Parlamento, l'ex candidata sindaco di Forte dei Marmi, medico chirurgo e già consigliere regionale, subentra alla Camera dei Deputati in quota Fratelli d'Italia al posto di Fidanza eletto a Bruxelles. Una app per le case popolari, pagare l'affitto facendo la spesa utilizzando l'applicazione. Pietrasanta sarà il primo comune in Italia a sperimentare il nuovo sistema per cercare di arginare il fenomeno delle morosità per gli inquilini delle case popolari. Il sogno continua, sabato si assegna lo scudetto, il CGC batte il Forte 2-1 e riporta clamorosamente in parità la serie delle finali playoff. Il tricolore si decide tutto sabato sera sulla pista di Forte dei Marmi in gara 5. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia, c'è la cronaca in primo piano, lo avete sentito dai nostri titoli, un drammatico incidente a Viareggio sul cavalcavia Barsacchi, costato purtroppo la vita ad un'anziana signora investita da un'auto. Sentiamo. È ancora da capire come sia potuto succedere. È al vaglio della Polizia Municipale di Viareggio la dinamica del drammatico incidente che ha costato la vita ad una signora di 81 anni, travolta da un'auto mentre percorreva a piedi il cavalcavia Barsacchi. È successo a metà mattinata. La donna Rachele Marin, identificata dopo alcune ore in quanto priva di documenti, stava percorrendo il viadotto cittadino proveniendo dalla Migliarina e diretta al Marco Polo. Stava conducendo la sua bici a mano quando, per motivi ancora da chiarire, è stata colpita da una Lancia Y guidata da una ragazza di 26 anni. L'impatto è stato molto forte. La donna, cadendo, ha sbattuto violentemente sul parabrezza del veicolo, riportando un forte trauma cranico e altri traumi sul corpo. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Sul posto, oltre ai vigili urbani di Viareggio intervenuti per i rilievi, anche l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Verde. È atterrato persino l'elicottero Pegaso, ma è stato tutto inutile. I soccorsi non sono serviti. Resta da capire se la donna stesse percorrendo la strada sul cordolo di sicurezza oppure no, e nel caso come l'auto abbia potuto urtarla, non si esclude che la signora possa aver perso l'equilibrio invadendo la carreggiata. Tutte ipotesi su cui sta lavorando la Polizia Municipale di Viareggio. Spaccio di droga in Versilia con la sostanza che veniva nascosta in casolari e in terreni di campagna tra Viareggio e Massarosa. In manette è finito un pusher marocchino di 56 anni. Sentiamo. Oltre 100 dosi di droga cedute nel giro di pochi mesi. Un business davvero notevole, quello messo in piedi in Versilia da un solo pusher marocchino di 56 anni, domiciliato a Camaiore, arrestato dai carabinieri della compagnia di Viareggio nell'ambito dell'operazione denominata Doblò. I militari hanno documentato con scrupolo numerose cessioni di sostanza stupefacente da parte dell'uomo tra novembre 2018 e marzo 2019. Indagini complicate dal modus operandi dello spacciatore, che svolgeva un'attività di ambulante a copertura dei suoi traffici illeciti. Nessuna comunicazione telefonica con clienti e assuntori, li incontrava direttamente faccia a faccia e a cadenze regolari di tempo. Ogni volta contrattava quantitativi, prezzi e modalità di cessione. La droga veniva inoltre nascosta in terreni agricoli e casolari abbandonati tra Viareggio e Massarosa, dove andava periodicamente a prelevare prima della consegna. In tutto i carabinieri hanno sequestrato 1,3 kg di hashish e 46 grammi di cocaina, sequestrato un Fiat Doblò utilizzato per spostarsi. I clienti erano tutti del posto, 8 assuntori sono stati segnalati alla prefettura di Lucca, alcuni anche giovani, tutti residenti in Versilia.
Lasciamo la cronaca, veniamo adesso alla politica. In questi giorni abbiamo ampiamente parlato degli effetti delle elezioni europee in Versilia sulla politica locale, ma c'è da aggiungere anche un'altra notizia, un altro effetto sul Parlamento italiano. Infatti entra alla Camera dei Deputati un altro versiliese, un'altra versiliese. Parliamo di Maria Teresa Baldini, Forte Marmina, che subentra ad un deputato che a sua volta è stato eletto però a Bruxelles. L'abbiamo raggiunta telefonicamente. Sentiamo il nostro servizio. Maria Teresa Baldini entra in Parlamento. L'ex campionessa nazionale di basket, due volte candidata a sindaco di Forte dei Marmi con il movimento Fuchsia People nel 2012 e 2017, subentra infatti alla Camera dei Deputati a Carlo Fidanza, appena eletto all'Europarlamento. L'onorevole di Fratelli d'Italia a giorni sarà proclamato a Bruxelles, lasciando libero il seggio a Roma alla prima dei non eletti, appunto Baldini, Forte Marmina, candidata nelle liste del partito di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del marzo 2018 nel collegio Lombardia 1, ovvero Milano, la sua seconda casa. Sportiva, medico chirurgo estetico, con attività anche al Forte, Maria Teresa Baldini, già consigliera regionale lombarda nella lista Maroni, è il sesto parlamentare versiliese in aula in questa legislatura, la seconda nella storia di Forte dei Marmi dopo Umberto Buratti del Partito Democratico eletto a settembre. Farà parte della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera, la cui vicepresidente è l'altra deputata versiliese Deborah Bergamini, Forza Italia. Così commenta Baldini la sua elezione, appena ricevuta la telefonata di conferma da Giorgia Meloni. È una soddisfazione enorme, sono felice di essere un onorevole di Giorgia Meloni, di una donna. Ho sempre portato avanti il concetto di donna, il concetto di bellezza, il concetto di fucsia. Penso che la Versilia questo colore lo abbia conosciuto. Non l'ha apprezzato quando ho provato a dirlo a voce alta lì, però insomma c'è sempre tempo per poter ripensare a questo. Porterò un contributo molto femminile, un contributo di donne che credo che abbiano voglia e abbiano voglia di portare, di essere in politica, perché credono che il ruolo della donna deve essere mantenuto e aiutato a sviluppare proprio in quelle che sono le posizioni di vertice, perché tutti ne parlano, ma poi alla fine, come ho sempre detto nelle campagne elettorali fucsia, le donne sono relegate ad altri ruoli. E il neo eletto sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini, sarà ospite giovedì sera alle 21 su Noi TV nel consueto spazio di Botta e Risposta. A tre giorni dalla sua elezione, che ha ribaltato gli equilibri politici restituendo il comune versiliese al centrodestra, Coluccini parlerà dei primi impegni della squadra amministrativa e delle nuove prospettive di Massarosa, dei nuovi equilibri politici anche in ambito comprensoriale. Appuntamento dunque alle 21 giovedì sera su Noi TV, la replica di Botta e Risposta venerdì alle 22. Fare la spesa e pagare l'affitto per chi risiede in un alloggio di edilizia popolare è tutto attraverso una app, una novità assoluta introdotta primo in Italia a Pietrasanta. Pagare l'affitto facendo la spesa utilizzando un'app. Così l'amministrazione di Pietrasanta prova ad arginare il fenomeno delle morosità per gli inquilini delle case popolari. Uno su cinque dei 274 alloggi popolari del territorio comunale gestiti da ERP, secondo l'ultimo report, sono infatti indietro nel pagamento dell'affitto mensile, circa 40 euro, anche da diversi anni. Pietrasanta sarà la prima città a sperimentare una forma di pagamento della quota mensile di affitto attraverso l'app Shopping Flow, ancorata ad una fondazione senza scopo di lucro che ha creato un semplicissimo sistema che consente a chi fa acquisti e consumi in esercizi commerciali convenzionati di avere indietro una percentuale di sconto che sarà impiegata per pagare la quota del canone. Il progetto Casa, così si chiama, è stato possibile grazie alla collaborazione con ERP, che gestisce le case popolari per conto del comune di Pietrasanta. La nostra amministrazione, ha detto il sindaco Giovannetti, è molto attenta anche a queste nuove soluzioni che facilitano molto la vita di tutti i giorni. Pietrasanta, come detto, sarà il primo comune in Italia a sperimentare questa nuova e innovativa formula in questo campo così delicato come quello sociale e degli assegnatari delle case popolari, spiega Elisa Bartoli, vice sindaco e assessore al sociale. Ovviamente nelle politiche sociali questo è uno strumento nuovo, stiamo cercando di dare innovazione anche a questo settore e è importante perché questo strumento ha anche un'altra faccia della medaglia, quello di aiutare i piccoli bottegai di Pietrasanta che, se suggeriti dal soggetto all'interno dell'app, potranno fidalizzare il cliente e quindi anche loro avere un riscontro positivo.
Il comune di Camaiore è al lavoro per realizzare una rotatoria fra la strada provinciale Francigena e l'intersezione con via 25 Aprile e via Gattarella per l'ingresso nella frazione di Marignana. Lo rende noto il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci, che discuterà del progetto a breve con la provincia di Lucca, che ha la competenza sul tratto di strada. Sono state molte le segnalazioni da parte dei cittadini sulla pericolosità di questo tratto di strada, per questo stiamo lavorando per realizzare l'attesa rotatoria, un grande sforzo sia in termini economici che di progettazione, così commenta il vice sindaco Pierucci. Cambiamo argomento, in pochi sapranno che quella che oggi è Villa Bertelli è stata originariamente sede amministrativa di un grande e importante polverificio, una fabbrica di produzione dunque di esplodenti. Sentiamo. Il 31 maggio del lontano 1916, un settore del polverificio Sipe a Vittorio Apuana esplose, causando la morte di 9 operai e il ferimento di ben 80 persone, 8 rimasero permanentemente feriti. Una tragica fatalità che, una volta finita la guerra, portò poi alla chiusura della fabbrica della Sipe, società italiana prodotti esplodenti. In seguito, con l'espansione turistica della Versilia, la sede direttiva del polverificio venne trasformata in albergo, quando venne acquistata dalla famiglia Bertelli. È questa l'origine di quella che è oggi Villa Bertelli, raccontata in un libro di Claudio Lari che sarà presentato venerdì 31 maggio alle 17:30 nel Giardino d'Inverno, evento promosso da Villa Bertelli e Fondazione Vittorio Veneto, presentato dalla giornalista Silvana Arata. Saranno presenti anche i familiari delle vittime dell'incidente di un secolo fa. Esplosero 540.000 chili di polvere nera. Era un momento che l'esercito italiano chiedeva una superproduzione di questa polvere nera, che veniva trattata varie volte, per cui si riscaldava e il surriscaldamento ha creato questo danno. Purtroppo in momento di guerra avevamo il bloccaggio della vendita del marmo e tutto quanto, perché le nazioni che potevano comprare il marmo erano in guerra, e allora, bloccandosi il lavoro sul mare, venne in aiuto tutta questa Sipe, che assumeva tutte queste persone, però le assumeva Forte dei Marmi, era tutto quanto a lavorare alla Sipe, e anche i comuni limitrofi tipo Massa, Carrara, anche da Viareggio venivano. Erano 3.500 addetti alla produzione di questo materiale bellico. Per le immagini e le interviste ringraziamo Paolo Barberi. Quando il fato sembra impedire il ritorno a casa, così recita la tagline della locandina del nuovo lungometraggio del giovane regista versiliese Diego Bonuccelli, intitolato Torve e Fantasie. La prima del film è in programma giovedì sera 30 maggio alle 20:45 al Teatro Cinema Comunale di Pietrasanta. Si racconta la storia di Marco Simone Tessa, giovane meccanico tormentato dall'abbandono della ragazza, che si troverà coinvolto in una serie di situazioni avverse con l'arrivo del la notte, incontrerà individui strani e pericolosi, precipitando in un vero e proprio incubo. Il tutto si svolge nell'arco di 24 ore. Torve Fantasie, dedicato al compianto Corrado Farina, ha un finale tutto da interpretare, sarà da seguire fino ai titoli di coda, compresi anch'essi molto originali. Qua vediamo appunto il trailer di questa produzione del regista pietrasantino Diego Bonuccelli. La prima proiezione, vi ricordo, appunto giovedì sera al Teatro Comunale, ne seguirà poi un'altra a Viareggio nelle prossime settimane. A proposito di spettacoli, cresce l'attesa per l'arrivo di Patti Pravo alla Bussola di Focette. L'icona della musica leggera italiana sarà già nelle prossime ore in Versilia, in vista del concerto fissato per venerdì 31 maggio alle 21:30 nello storico locale di Marina di Pietrasanta. Un ritorno dopo oltre 40 anni per l'immancabile e immortale ragazza del Piper, che con il suo Red Tour riapproda dunque in Versilia e alla Bussola. Gli appassionati, già centinaia, le prenotazioni non si stanno certo lasciando scappare questo appuntamento, che si annuncia davvero importante per il settore. Adesso invece, con questo servizio, vi raccontiamo dei progetti di Beppe Saronni e di come il prossimo progetto sarà legato ad un grande cantore della musica, del carnevale e appunto della cultura viareggina, Egisto Malfatti. Sentiamo perché in questo servizio. È passato Beppe Saronni, è passato sì proprio di qua.
motivo simpatico e orecchiabile dedicata ad un grande campione del ciclismo italiano del recente passato, La borraccia di Beppe Saronni, brano scritto e cantato da Manolo Strimpelli con la Filarmonica Puccini di Segromigno. Strimpelli, che ama definirsi fantautore, e Giorgio Comaschi, noto conduttore televisivo di programmi quali Galagol e tanti altri, sono stati graditi ospiti mercoledì mattina di Buongiorno con noi. Strimpelli ha dedicato il pezzo al suo ciclista preferito, idolo della sua infanzia e grande campione degli anni Ottanta. La loro presenza ci ha dato la possibilità di spaziare non solo nel mondo del ciclismo, ma anche in quello dello spettacolo. Comaschi, bolognese doc che ha lavorato con tanti grandi artisti, ha ricordato alcune figure come il compianto Lucio Dalla e ha ribadito la straordinaria professionalità di Raffaella Carrà, con la quale fu inviato nelle prime due edizioni di Carramba che sorpresa. Particolare anche il modo in cui Strimpelli e Comaschi, tra l'altro moseriano doc, si sono conosciuti e la sorpresa di un Saronni in versione postino che l'artista bolognese ha fatto al cantante di Pescia e che a due settimane di distanza ancora Manolo si emoziona a parlarne. Tu non avevi mai conosciuto di persona? Era, è stato ma che regalo ti ha fatto questo? Ho fatto un regalo straordinario. Ho fatto Caramba due anni con la però, però poteva almeno chiedermi il certificato medico, almeno per il cuore, perché se stavo male di cuore ci rimanevo sicuro. Il tempo di lasciare i nostri studi e i due si sono chiusi in sala registrazione per un pezzo dal titolo Mi Riordo, che prende spunto da una delle opere del poeta viareggino Egisto Malfatti. Siamo sicuri che ne uscirà qualcosa di bello e piacevole, come La borraccia di Beppe Saronni. Ci fermiamo qua con la cronaca, tra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva del telegiornale. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva. Non può che esserci l'hockey su pista questa sera in primo piano all'indomani del risultato che ha visto proseguire il sogno della CGC Viareggio verso la finale ultima, gara 5, finale scudetto del campionato di hockey su pista. Come ormai tutta la città ha potuto vedere e sentire, è stata una vittoria quella del centro in casa al Pala Barsacchi contro il Fortere Marmi. Ribaltato il risultato, si capirà solo sabato sera chi sarà il campione d'Italia, ma sentiamo la sintesi di questa serata dalle mille emozioni. Il centro giovani calciatori supera per 2-1 l'hockey Forte dei Marmi in gara 4 e porta, unica volta nella storia dell'hockey su pista, gara 5, la finale scudetto del campionato di hockey su pista. Dopo 3 minuti e 39 secondi Ambrosio per gli ospiti che sblocca il risultato portando la sua squadra in vantaggio per 1-0. C'è un blu a Platero per un fallo su Festa, va alla conclusione Ventura del tiro diretto e pareggia 1-1. Si va al riposo. Nella ripresa al 17-16 Ambrosio va in contatto con Festa che viene ammonito dal direttore di gara. Al 14-23 c'è un blu per Motaran per un fallo su Sergio Festa, va Ventura al tiro diretto ma mette fuori. Al 12-13 Sergio Festa porta in vantaggio il centro giovani calciatori su una corta respinta del portiere Ignata, in sacca l'attaccante del CGC. A 1-33 tiro libero per il Forte con Casa, con Barozzi che respinge. Al 5-06 c'è il decimo fallo del Forte dei Marmi per Vagavioli alla conclusione, ma ancora una volta il portierone dell'Hockey Forte respinge. Il centro premia, a 1 minuto e 09 secondi dalla conclusione c'è un blu a Platero, il tiro diretto di Selva però va fuori, riesce a mantenere questo prezioso vantaggio di 2-1 fino alla conclusione della partita. E adesso il CGC porta, come detto, l'Hockey Forte che era in vantaggio 2-0 in questa finale scudetto a gara 5 sabato sera a Forte dei Marmi. Risultato ribaltato, come avete sentito, dunque due gare a testa vinte su 4, si va a gara 5, grande tensione, emozione e soprattutto spettacolo in pista. Sentiamo allora le reazioni dei protagonisti di questa grande serata di sport. Il centro giovani calciatori battendo l'Hockey Forte in gara 4 entra nella storia grazie alla rete di Sergio Festa per il 2-1 finale, ma le polemiche al termine della partita non sono mancate. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente dell'Hockey Forte Piero Tosi e quello del centro giovani calciatori Alessandro Paragi. Sabato sera alla Palaforte si deciderà lo scudetto di questa stagione.
Credo che il Forte dei Marmi abbia dominato nettamente questa partita, ma non si è riuscito a conquistare la vittoria perché ci sono stati dei clamorosi errori arbitrali, ma clamorosi è dire poco, perché la doppia espulsione nel primo tempo sulla doppia entrata dei giocatori, quando i giocatori erano in 5, in pista, anzi in 6, quelli del Viareggio, e gli arbitri non hanno visto, così come non hanno visto tante altre situazioni che sinceramente a me mi sembra un po' strano, perché a noi ci hanno sanzionato anche i sospiri sbagliati, perché tre cartellini blu mi sembra che siano abbastanza contro, mentre di là niente, spinte, soprattutto c'erano molte simulazioni e non è stato assolutamente sanzionato niente. Questo centro è quasi uguale a una di quelle squadre che arrivano al torneo di Viareggio che nessuno gli dà una lira, come si dice noi, e poi cresce durante il torneo e magari arriva anche in finale. Questo centro è un centro che ha dimostrato naturalmente di crescere in queste ultime 12 partite, diciamo così, e mi pare che la crescita stia continuando, perché essere riusciti dopo il 2-0 netto del Forte dei Marmi, grande squadra, fortissima, che ancora oggi ha da parte sua, diciamo, la percentuale di vittoria, essere riusciti a ribaltare il 2-0 vuol dire che certo giovani calciatori è una grande squadra. Questo dunque è il commento da parte dei due presidenti, non senza appunto qualche nota critica per l'esito di questa gara 4 e appunto in attesa della finalissima che sarà sabato, ricordiamo ancora una volta, in diretta su Noi TV. In attesa dunque del gran finale di campionato parliamo degli scudetti giovanili di hockey su pista, 32 le squadre che da giovedì si contenderanno gli scudetti tricolori under 13, 15, 17, per la prima volta anche under 19, le partite si giocheranno a Giovinazzo e Molfetta fra le squadre versiliesi, il Forte dei Marmi con l'under 15 e l'SPV Viareggio under 19. Le finali con l'assegnazione degli scudetti saranno domenica 2 giugno. Il pugilato adesso, con il bel risultato dell'atleta fortemarmino Marvin Ghilarducci, figlio del maestro Ghilarducci, ha vinto e convinto nel match di Guastalla nei giorni scorsi contro Moriva nella categoria School Boys 80 kg. Pugile emergente Marvin Ghilarducci, con molte doti per diventare un campione secondo gli esperti e secondo gli allenatori della scuola di pugilato di Forte dei Marmi. Ci fermiamo qua con lo sport, tra poco di nuovo insieme con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati di nuovo insieme, non ci sono aggiornamenti di cronaca. Prima di salutarci, il consueto spazio degli auguri. Questa sera gli auguri vanno a Lara Giannini per il suo compleanno, con la dedica a tutta la felicità del mondo per questo traguardo raggiunto. 38 milioni di auguri per oggi e per tutti i giorni futuri, dal papà Marco, la mamma Loretta e dal figlio Samuel e dal futuro marito Marco. Auguri a Lara. È davvero tutto, vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.